Ci sono volute due sedute per discutere e votare i nuovi piani per il ciclo dei rifiuti in Campania al Consiglio regionale, in un periodo in cui vi sono problemi di smaltimento e con numerosi incendi a impianti di raccolta. Una manovra essenziale per tutelare la salute dei cittadini e la salvaguardia ambientale del territorio, come spiegato dalla consigliera del Partito Democratico Antonella Ciaramella. Noi stessi siamo cittadini campani e quindi nessuno di noi vuole ledere alla propria salute. Dico questo perché se non vogliamo credere alle parole di un politico, dobbiamo credere alle parole di un cittadino che vuole vivere in questa regione, vuole viverci in salute e in sicurezza. Non propriamente soddisfatto, il Movimento 5 Stelle, intervenuto tramite il consigliere Vincenzo Viglione. Non accettiamo di buon grado certamente l'idea di realizzare ulteriori siti di compostaggio, per quanto possano essere edulcorate come termine chiamate stazioni ecologiche. Sappiamo che il rischio che si nasconde dietro i siti di stoccaggio è quello di assumere una caratteristica che da temporanea diventa permanente e quindi poi diventa di difficile gestione. Parlare di siti di stoccaggio temporaneo evoca spettri come quelli che ci hanno restituito ad oggi le ecoballe, quindi non crediamo che sia questa la strada da perseguire per poter migliorare il ciclo dei rifiuti. Da Forza Italia le parole del capogruppo Armando Cesaro. Siamo di fronte ormai a un'emergenza rifiuti a tutti gli effetti. È riuscito a riportarci 10 anni indietro il presidente De Luca, quindi noi stiamo cercando, come dire, di portare l'attenzione su questo tema perché non vogliamo vedere più Napoli, la regione Campania, sommersa di rifiuti come tanti anni fa.